Beh ragazzi, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video per andare a fare il post partita di Cosenza a Pisa. In casa non si riesce a vincere, però ragazzi, a questo punto io me lo prendo con entrambe le mani perché diciamo che l'ultimo quarto d'ora ho rivisto Cosenza Lecce, non so perché ha visto Cosenza Lecce, ragazzi, io l'ho rivista tantissimo dove da una parte all'altra, una parte all'altra, una parte all'altra. Comunque nel complesso ragazzi, punto secondo me, cioè se vogliamo, se andiamo a vedere le occasioni. Buonissimo ragazzi, per questo comunque io sì, un po' cioè, potevamo vincere, potevamo sicuramente vincere se avessimo trovato meglio i contropiedi in secondo tempo, però nel complesso sì, cioè, nel senso, poteva andare molto molto peggio, hanno creato tantissimo, hanno preso due pali, hanno sbagliato un rigore, cioè ragazzi, hanno avuto tantissime altre occasioni, ha fatto due belle parate Falcone, questa partita la potevamo perdere male, molto male. A questo punto sinceramente me lo prendo, anche se prima della partita dovevamo vincere perché bisognava fare i 3 punti, dopo la partita dico il punto va bene perché comunque vedendo la partita ragazzi Cosenza meritava di perdere, almeno dal punto di vista delle occasioni meritava di perdere perché loro ci hanno davvero messo sotto per tanto tempo, noi abbiamo giocato forse bene solamente dopo il primo quarto d'ora. Comunque parlando della partita, anzi parlando prima del punto comunque come sempre un po' inutile perché ci serve veramente a poco questo punto, siamo comunque lì in zona playout a 14, siamo sempre lì ragazzi comunque, anche se con una partita in più, siamo lì comunque non troppo lontani dalla zona salvezza, quindi va bene, però ragazzi cioè, bisogna fare questi 3 punti, non riusciamo in casa, non si riesce a fare questi 3 punti, non si riesce. Prossima giornata dove andiamo a Pescara, trasferta ragazzi non semplice, Pescara che ha preso 3 pere dall'Entella oggi, bisogna assolutamente andare a fare i 3 punti a Pescara perché è uno scontro diretto in trasferta. Con la squadra che attualmente cioè, si trova dietro di noi, bisogna assolutamente fare i 3 punti, ragazzi. Cioè, non possiamo buttare altri punti per strada, seppur, ripeto, oggi meritavamo di perdere, però prima alla vigilia dovevamo vincere questa partita. Non possiamo buttare altri punti per strada. Adesso a Pescara bisogna veramente fare i 3 punti, ragazzi. Davvero è fondamentale, perché sennò si fa difficile, si fa difficile, si fa davvero difficile, ragazzi. Comunque. Parlando un po' della partita, allora, primo tempo dove comunque nel complesso i primi minuti il Pisa è molto aggressivo, ci mette in difficoltà, il Cosenza i primi 15 minuti è un po' in affanno e subito dopo 2 secondi praticamente abbiamo un'occasione molto importante per loro che tira fuori e poi arriva questo rigore causato da Vittante che sinceramente non so quanto era rigore, però vabbè, comunque ha dato rigore. E Vido, grande Vido, grande Vido, Vido che la tira sulla traversa. E quindi sbaglia il calcio di rigore. Diciamo che primo tempo caratterizzato da tantissimi passaggi sbagliati da parte del Cosenza che ha fatto davvero tantissimi errori in fase di impostazione, abbiamo perso tantissimi palloni, loro ci hanno messo tantissimi in difficoltà. Dopo 20 minuti, altro palo del Pisa che prende un palo praticamente a porta vuota, sembrava Palombi, sembrava Liozzi, a porta vuota prende palo. Mi ha regalato quell'occasione, mi ha regalato Liozzi che però l'ha fatto diverse volte, Palombi a porta vuota prende palo su calcio d'angolo. E diciamo che dopo l'ultimo quarto d'ora in realtà del primo tempo mi era anche abbastanza piaciuto perché il Cosenza era finalmente uscito, prima mezz'ora totalmente in balia dell'avversario. L'ultimo quarto d'ora del primo tempo siamo più o meno usciti dalla nostra metà campo, abbiamo iniziato a giocare, abbiamo iniziato a fare un po' il nostro, seppur non abbiamo creato chissà che, però abbiamo fatto il nostro, sempre soffrendo nelle verticalizzazioni dove noi soffriamo tantissimo. Ci mettono molto in difficoltà anche oggi le loro verticalizzazioni e comunque i lanci alle spalle, ma soprattutto le verticalizzazioni ci hanno messo davvero davvero in difficoltà. Ultimi minuti diciamo che abbiamo avuto su una, tra l'altro su una di queste verticalizzazioni, adesso mi viene in mente un'altra occasione, Vido sbaglia tu per tu con Falcone che comunque risponde molto bene e noi diciamo rispondiamo con un'occasione per Carretta, ma nel complesso molto poco rispetto a quello che hanno fatto loro. Poi l'ultimo quarto d'ora cresciamo fino ad arrivare al gol del vantaggio, che è meritatissimo perché loro hanno creato molto molto di più, però comunque passano in vantaggio con questa azione costruita, manovrata, se vogliamo, lancio di Vittante percorso dall'altra parte, che al volo la mette in mezzo per Balulì che di testa, che è alto 1,10 m, Balulì di testa segna l'1-0. Primo tempo, ripeto ragazzi, l'ultimo quarto d'ora in crescita, prima mezz'ora. Dovevamo perdere 3-0 prima mezz'ora, hanno creato tantissimo. Poi, comunque, siete stati bravi, noi colpiti nel momento giusto. Poi, secondo tempo, che è più o meno sulla primi, primi fino all'1-1 in realtà, fino all'80esimo, partita abbastanza, anzi, in realtà, comunque, ha continuato sempre il Pisa a creare di più. Però,
però più equilibrata la partita, dove comunque entrambe attaccavano, entrambe si mettevano in difficoltà a vicenda. Il Cosenza comunque ci ha provato di più nel secondo tempo. Abbiamo giocato leggermente meglio rispetto alla prima mezz'ora, però nulla di che. Comunque abbiamo fatto qualche occasione, l'abbiamo avuta, sicuramente un contropiede dove noi dovevamo sicuramente fare di più. Un contropiede dove comunque il Cosenza spreca 4 contro 2, un altro Sciaudone che praticamente a porta vuota, non a porta vuota, ma comunque tu per tu col portiere sbaglia. Si poteva e si doveva fare di più nei contropiedi per chiudere la partita, non ci siamo riusciti. E poi, tra l'altro, prima dell'1-1 ha preso un altro palo Palombi, se non mi sbaglio. E poi arriva l'1-1 di Gucer su asse di Soddimo, la difesa un po' molle lì, se non mi sbaglio, Ida si fa anticipare, però vabbè. Comunque, ultimi minuti, ragazzi, ripeto, mi ricordava Cosenza-Lecce, da una parte all'altra, da una parte all'altra, da una parte all'altra, uno sbaglia, l'altro sbaglia, e alla fine non si dà nessuno, e vabbè. Comunque, ripeto, il pareggio che me lo prendo con entrambe le mani, vista la partita, perché il Pisa meritava assolutamente di più, perché abbiamo sofferto tanto, e nel complesso, a livello di occasioni, meritavamo di perdere, però devo dire che alla vigilia dovevamo vincere questa partita. Però, vabbè. Non si riesce a fare questi 3 punti in casa. Adesso la prossima col Pescara diventa davvero fondamentale. Tiri 11 a 23, tiri in porta 4 a 8, Cosenza per cose 2 a 6 e 49 a 51 nel posto palla. A questo punto, ragazzi, vi saluto. Ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi.